Ask you that the angels that are in this place, the altar, not God. And what of the altar? When man made the altar, whoever you call into that altar becomes the god of that altar. Quando l'uomo fa la crea l'altare, qualunque persona, da qualunque divinità che chiami su quell'altare diventa dio di quell'altare. That is why when you go to some places they call it church, but under the place there are so many things under the altar. Ci sono alcuni posti che chiamano chiesa, ma sotto ci sono tante cose che sono altari negativi sotto. I will tell you the signs to know if you are in the wrong place. The signs to know if the negative altars working against your life. Vi dirò alcuni segni per capire se c'è una altare negativa che cammina nella vostra vita. Because there are always evidence to know if God is the owner of the altar or the devil. Perché c'è sempre l'evidenza per sapere se c'è Dio o c'è Dio. So number three, quindi numero tre, about the altar. I fatti dell'altare. You are the priest over the altar you established. Sei il prete sull'altare che tu hai creato. Every altar you establish, you become the priest over the altar. Qualunque altare che hai creato, diventi prete di quell'altare. People who are under the altar of life. Quindi ci sono persone che sono sull'altare degli incugiati. Number four. Numero 4. It is expected that the fire on the altar burns always on the altar. Ci si aspetta che il fuoco su quell'altare bruci in continuità. If the fire and the current that begins the altar is not burning, the altar reacts. Se il fuoco che bruciava su quell'altare muore, l'altare reagisce. For instance, there are people who have made an agreement, a covenant in a negative order. Ci sono alcune persone che hanno fatto un patto con un altare negativo. And they stop the covenant, they stop something. E poi hanno rotto quel patto con quell'altare. Hanno ucciso il fuoco. Then you see the altar will start reacting. E poi vedete che quell'altare inizia a reagire contro di voi. Inizia a reagire in modo negativo contro di loro. The God had me to pray for some certain persons. Dio mi ha mandato qui a pregare per alcune persone. Not today, maybe the first Sunday or the second Sunday of this month. Non oggi, ma forse. People who enter this land because they, before they enter the land, they went to a place and they made a negative agreement. Alcuni che sono entrati in questa terra prima di venire hanno fatto un patto negativo con un altare. The water will keep following them. Not only see some people when they stop the agreement and then they come enter. All the person that take them to that place say, I will destroy your life because they have sold their destiny to the water. Ecco perché tante persone non riescono più ad andare in avanti perché loro hanno venduto la loro anima a quell'altare. The Lord asked me to break that Daniel. Dio mi ha mandato qui per distruggere. And I also prophesy in advance. E io sono venuto qua a profetizzare in avanti per. But I'll make sure if you have sold your soul indirectly, knowingly and unknowingly unto some negative water. Se tu hai venduto la tua anima cosciente. This morning you have heard the sound of my voice. Stamattina come senti la mia voce? Quando
stato ucciso prima della fondazione della terra. It was that yoke, that blood that was slain before the foundation of the earth. È stato quel sangue che è stato versato prima della fondazione della terra. He did that before he came into creation, started creating things. È questo che ha spinto Dio a iniziare a poi a creare le cose. And that sacrifice becomes the authority for him to use on it. E quel sacrificio è diventato l'autorità che ha Dio per fondare la terra. There are people in this house that our families have sold us to altars. Ci sono tante persone che le loro famiglie li hanno venduti ai diavoli. And the altars are responding against our life because deities only respond to activities made on the altar. E gli altari stanno facendo le cose contro la nostra vita perché loro rispondono alle attività fatte sull'altare. Number six. Numero 6. Altars are expected to attend to particular issues. Gli altari devono attendere a dei casi speciali. Altars are not for decoration, they are for reason. Gli altari non sono per decorazione, hanno un motivo. That's why when you see an altar walking in your life or against your life, it is there for a reason. Ecco perché quando un altare sta lavorando nella tua vita, è lì per un motivo. Because deities. Perché divinità sono fatti to respond per rispondere ai altari. The last one, number seven. Numero 7. This one is very important. Questo è molto importante. Altars have location. Gli altari hanno una locazione. They can be made anywhere, but they have location. Possono essere fatti da qualunque parte, però loro hanno una locazione. If somebody is under the spell of financial hardship. Se qualcuno è sotto l'incantesimo di difficoltà finanziarie, l'altare può essere rintracciato a una localizzazione. Se qualcuno è sotto l'incantesimo di difficoltà maritale, potete rintracciarlo a una localizzazione. And then the people that they have locked them somewhere because somebody tried to abort and get them. Ci sono alcuni che i loro destini sono stati imprigionati perché ci sono gli altari che stanno funzionando contro di te. Succede da un certo posto. Now let me tell you, happiness to know whether the altar is working against your life. Vi dirò alcuni esempi per far vedere che ci sono altari che funzionano contro la tua vita. If there is a common and regular occurrence of the negative thing in your destiny. Se ci sono se le cose negative continuano a ripetersi nel tuo destino o nella tua famiglia. When you want to know the family where altar is working against them. Quando volete riconoscere una famiglia dove ci sono altari negativi. C'è sempre qualcosa di comune negativa. Is happening to at least 70% of the family under that spell. Che continua a succedere almeno 70% delle persone in quella famiglia. Is an altar. C'è un altare. Three girls in the family. Tre uomini nella famiglia. Two of them difficult to deliver. Due di loro non riescono a avere figli. An altar always has the way of working through gene. Somebody say gene. L'altare ha sempre un modo per funzionare attraverso il gene. It works through gene and it works through generation. Lavora attraverso il gene e la generazione. If a father submits himself to an altar, se un padre si sottomette a un altare, porta tutta la sua famiglia con sé. Sometimes you can look into some family, some they find it difficult to get married. Get married. Se vedete alcune famiglie è molto difficile per loro sposarsi. It's as a result of all just working against them. È il risultato di un'altra negativa che funziona contro di loro. Then some you see some family you always have people who have armed robbers in the family. Vedete alcune famiglie che ci sono delle persone che continuano a vedere. Non è un dono. But that is the gift the altar gave them. Però è solo il dono che l'altare gli ha dato. As exchange for what they demanded for. In scambio per la cosa che loro hanno richiesto dall'altare. There are some families you see if they live beyond 50 years. Ci sono alcune famiglie che vedi che se loro vivono oltre ai 50 anni. They celebrate it big. Lo celebrano in un modo diverso. Come se loro avessero vissuto per 100 anni. Because you hardly have people crossing the years 50. Perché è raro vedere le persone che attraversano quei 50 anni. There are some altars that you see particular sickness terminate everyone's life.
ci sono alcuni altari che nella loro famiglia sono particolari malattie. Loro muoiono sempre nello stesso modo. E quella malattia li prende. O diventano paralizzati. Before they die, they suffer before they die. It's as a result of an altar when they're working. È il risultato di un altare che sta funzionando contro di loro. There are some families, I know of a family that the brother, he killed himself, he committed suicide. Conosco una famiglia che il fratello si è suicidato. Then the remaining two. Poi altri due. The other one killed his wife. Uno di loro ha ucciso la sua moglie. When they stabbed him in the prison, quando l'hanno messo in prigione, he killed himself in the prison. Si è suicidato in prigione. So you know an altar is working against the family. Così capisci che c'è un'altra negativa che funziona contro la famiglia. It took the grace of God for the other one left, four brothers. Ci è voluto la grazia di Dio per salvare gli altri due rimanenti. The one left noticing that an altar is working against them. L'ultimo che era rimasto ha notato che c'è un altare che sta funzionando contro di lui. He did not gather pastor together. He cried on his knee. Ha iniziato a piangere al Signore in ginocchio. By my right, as a born again child of God. And that's my God like that. Per il diritto che io sono figlio di Dio. They might be Christians and they allow the covenant to work with them, but I refuse it. Somebody said, "Io ho detto a Dio, io lo rifiuto." Some people say Elijah has anointed as he died with sickness, but me, I refuse it. Altars. Altari. So there are other 50 signals when they are crying against their life. Quindi ci sono dei segni per notare se c'è un altare nella tua vita. Oppure, some family oppure them into the room. Ci sono alcune famiglie che se vengono in Europa. It doesn't matter the environment they had, a dying object of poverty. Non importa in che situazione sono, loro muoiono sempre in povertà. And why not? Because they can, they will be there when they will be seeing the money. But trouble will come because they have been assigned to poverty by the water. Perché loro continuano a lavorare, arrivano i soldi, ma in qualche modo i soldi se ne vanno sempre. Quindi c'è un altare dietro. Alziamoci in piedi. When we continue this series on altar, quando continueremo a parlare di questa serie, signs to know if an altar is working against your life. Parlerò ancora di per far capire. We're going to put an end to every altar. Metteremo fine a ogni altare negativo. That is crying against our life. Negativo che sta funzionando contro la nostra vita. The altar of God is an altar that speaks. L'altare di Dio è un altare che parla. The Bible says the blood of Jesus speaketh better things than the blood of Abel. La Bibbia dice che il sangue di Gesù parla cose migliori di quello di. Every blood shed on the altar is a voice. Qualunque sangue versato sull'altare è una voce. As the shed on the altar, the agreement, the covenant become the voice that holds the altar. Come versano quel sangue diventa la voce che parla sull'altare. There are people that have made agreement with people and they backslide from the agreement and the altar is crying against them. Ci sono alcuni che hanno fatto un patto con delle persone su un altare negativo and e se ne sono tolti. And adesso this kind of people, you see something is difficult. E quindi adesso iniziano a attraversare delle difficoltà. Lift up your hand and say, Father. Alzate le mani e dite, Padre. By fire. Attraverso il fuoco. By force. E la forza. Every altar crying against my destiny. Un altare negativo che piange contro il mio destino. By fire. Attraverso il fuoco. By force. E la forza. I break loose from your present hands of negative altar. Io mi astengo da quell'altare. By fire.
invitando. Un modo per chiudere il contratto con il diavolo e per invitare Dio dentro la vostra vita. Is the principle that the Lord showed me over 23 years ago. È un principio che Dio mi ha mostrato 23 anni fa. He said the light shines in darkness and darkness can't stand it. Ha detto che la luce brilla nel buio e il buio non può resistere. If you want to useless and yet yet the devil in your life. Se volete far diventare inutile il diavolo nella vostra vita. I am the light. Siamo la luce. As long as I am there. Quando se Dio c'è la vostra vita, il diavolo non può farvi niente. As long as Jesus, the light is there, finché Gesù che è la luce dentro la vostra vita, il diavolo non può toccare il vostro destino. Because whatever belongs to him, he can keep it. Perché qualunque cosa che appartiene a lui, lui lo tiene al sicuro. Jesus said, all that the Father has given to me, no man can take it out. Gesù ha detto, qualunque cosa che Dio mi ha dato non c'è nessuno che me lo può prendere. The scripture excites me again this week. Anytime I read the scripture, it excites me, I see something new. Ogni volta che io guardo la Bibbia vedo sempre qualcosa di nuovo. He said, and this is the Father's will. Ha detto, e questo è il volere di Dio. Now all he has committed to my mother and that's why anything. Qualunque cosa che Dio mi ha messo nelle mani, io non perdo. He said, it is the Father's will, it is the Father's will. È il volere di Dio. Dedicate yourself to the Lord. Se volete dedicare voi stessi a Dio. I want you to walk quickly to the altar. Voglio che voi camminate velocemente all'altare. Se non siete stati dedicati prima. Don't be dedicated before. I want to dedicate voi se voi quando eravate fuori. Io voglio che voi veniate fuori. I'm going to do it very fast. Voglio farlo molto velocemente. Se non siete mai stati dedicati a Dio. Please just make lines. Yeah.
worship in the house. Give him worship in the house. Give him worship in the house. Give me worship in your house. As you are worshiping, you are taking your portion. Give me worship in your house. Give me, you are not worshiping Pastor John, you are not worshiping man. Forget about anybody sitting close to you and standing close to you. If it happens, nobody can back you the way God will back you. If it happens, nobody can support you the way God supported you this year. If it happens, nobody can stand for you the way God stood for you this year. I'd like you to know that the good, the bad, and the ugly.